Qual è la situazione su TRM e Amiat, che sono i due punti su cui stavate discutendo, se non sbaglio? La situazione è che la giunta di Fassino ha deciso che le vuole vendere, ha cambiato idea varie volte nell'ultimo mese su appunto quanto ne vogliamo vendere, come, perché. All'inizio era, ne vendiamo il 49% dell'una e dell'altra, quindi una quota comunque di minoranza, di modo che almeno formalmente la proprietà resti pubblica, almeno la maggioranza, e le vendiamo perché c'è una legge nazionale che dice che i contratti vanno sciolti e bisogna mettere sul mercato queste aziende perché la gestione dei privati sostanzialmente è ritenuta più efficace. Poi nel frattempo c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato la norma che obbligava il Comune a vendere. E nel frattempo si sono anche resi conto che hanno bisogno di più soldi e quindi sostanzialmente è diventato: vendiamo il 49% di Amiat e l'80% di TRM, che è la società che possiede l'inceneritore che sta venendo costruito al Gerbido, e le vendiamo perché abbiamo bisogno di soldi. Per cui questo è stato ormai ammesso apertamente, anche addirittura messo nero su bianco sulla delibera, che il motivo per cui si fa questa vendita è che alla città di Torino servono 330 milioni di euro per ripianare un po' di debiti e soprattutto rientrare nei vincoli del patto di stabilità, perché come saprete la città di Torino ha già sforato il patto, non c'è stata dentro l'anno scorso, e quindi se sfora per il secondo anno consecutivo è facile che venga commissariata e che Fassino vada a casa. Per cui ovviamente loro vogliono rientrare in tutti i modi dentro il patto di stabilità, e quindi c'è bisogno di 330 milioni di euro. Ovviamente come trovarli? Si vende tutto quello che si può vendere, e quindi si sta vendendo le quote residue dell'aeroporto, si sta vendendo GTT, sempre una quota del 49%, e adesso si vendono Amiat e TRM. E quindi alla fine, per poter arrivare a questa quota di 330, non basta vendere il 49% perché si incassavano pochi soldi, e si vende l'80%. Il problema appunto è che intanto è un problema di fondo, cioè stiamo svendendo tutto quello che i torinesi hanno costruito in decenni, tutte le aziende costruite con i soldi pubblici, col lavoro dei torinesi, in un secolo in certi casi, perché GTT è più di un secolo di vita. Però per rientrare entro il 31 dicembre dentro questo patto di stabilità, ma poi senza sapere cosa faremo l'anno prossimo, nel senso che quest'anno si può vendere, poi l'anno prossimo non c'è più niente da vendere, quindi se quest'anno tappiamo i buchi così, chissà cosa succederà l'anno prossimo, tanto più che a livello nazionale si stanno continuando a stringere i cordoni della borsa, quindi è anche facile immaginare che in realtà ci saranno sempre più buchi e noi non avremo più risorse per farci fronte. Per cui quello che noi contestiamo è innanzitutto questa impostazione di fondo, per cui in realtà dovremmo parlare del debito, cioè la città di Torino dovrebbe porsi il problema di come gestire il suo debito, come eventualmente rinegoziarlo, andare dalle banche a dire non ce la facciamo più, lo pagheremo più a lungo, magari in più anni, piuttosto che concordiamo che ne tagliamo un pezzo. Cioè, cercare di capire la gestione del debito invece di cercare di vendere qualunque cosa e nel frattempo tagliare i servizi, quindi tagliare i pullman, tagliare l'assistenza sociale, tagliare tutto quello che si può, per riuscire a ripagare questi debiti, cosa che tanto a lungo termine non è possibile. Poi dopodiché c'è anche la questione poi specifica, cioè sull'opportunità di disfarsi della gestione pubblica, della gestione dei rifiuti e del trattamento, perché gli italiani hanno detto molto chiaramente col referendum dell'anno scorso che non vogliono che queste cose vengano privatizzate. Ecco, in questo senso però, privatizzazione o gestione ai privati, restano cose differenti o comunque dal vostro punto di vista sono sbagliate comunque? No, ma in realtà sono sostanzialmente la stessa cosa, perché c'è questo mito in cui si dice teniamo il 51% in mano pubblica, così di fatto controlliamo noi. Non è vero, perché nessun privato investe i suoi soldi, centinaia di milioni di euro, in un'azienda che non può gestire. Per cui la condizione che ti mette il privato che compra il 49% è: va bene, io compro il 49%, ma in cambio io scelgo l'amministratore delegato, che è un uomo mio, di mia fiducia, e lui è libero di fare sostanzialmente quello che vuole. Quindi il comune, pur essendo socio di maggioranza, conserva soltanto la possibilità di magari vincolare operazioni straordinarie, aumenti di capitale, insomma, ma la gestione dell'azienda è totalmente in mano al privato, per cui di fatto paradossalmente per certi versi sarebbe meglio far che vendere tutto, almeno si incassa il doppio, perché di fatto la gestione poi è privata. No, no, questo sì, ma anche se il servizio comunque è pubblico, se io pongo una serie di paletti nel contratto di servizio, posso avere, diciamo così, un controllo sul tipo di servizio che viene svolto. In realtà questo riesco a farlo oppure no? E comunque è una strada percorribile. Sì, allora di fatto funziona già così, perché già adesso, anche se le aziende sono pubbliche, c'è un contratto che regola Certo. i rapporti tra, ad esempio, Amiat e la città, il contratto per la pulizia, quello per lo sgombero neve, e diciamo si vede già che non funziona poi tanto bene, per cui anche se l'azienda è pubblica, diciamo, i cittadini non sono molto soddisfatti del livello di servizio. E il fatto che un privato possa offrire dei servizi migliori stando dentro i vincoli del contratto
può darsi, però l'esperienza che abbiamo in Italia non è quella, cioè, in particolare a Torino l'esperienza che si è fatta è quella dell'aeroporto, che in questa situazione con il 49% privato già da più di 10 anni, adesso sarà molto di più il privato perché si sta vendendo anche quello che avanza, comunque è stato gestito dai privati per 10 anni e il risultato è un aeroporto dove l'unica cosa che si fa è riempirlo di negozi in modo che uno spenda più soldi possibile mentre aspetta di prendere l'aereo, però ci sono pochi voli, i voli sono cari, non ci sono voli low cost, e in realtà se uno confronta, cioè il Torino è la quarta città d'Italia per abitanti, ma l'aeroporto di Torino è il 13°, 12° in Italia per numero di passeggeri, per cui di fatto i torinesi sono costretti ad andare a volare da Malpensa o da Linate o da altri aeroporti, per cui sostanzialmente quello è proprio un esempio di gestione in cui la gestione privata ha dimostrato che il privato si faceva gli affari propri, quindi poiché a loro magari conviene anche avere meno voli ma avere più margine sui singoli voli e guadagnare più soldi senza tanta fatica, di fatto la città rimane con pochi voli, e il rischio è che questo succede su tutto il resto, sui trasporti, sui rifiuti, aggiungendo poi il fatto che comunque il privato se lo fa è perché ci vuole guadagnare, quindi rispetto alla gestione pubblica c'è un aumento, già nel contratto adesso, nella delibera di questi giorni, è previsto un aumento del 2,5% del contratto di Amiat, che fa alcuni milioni di euro l'anno, proprio solo a titolo di remunerazione del privato, per cui già sono 6 soldi in più che spendiamo. Sentiamo la telefonata, pronto? Non c'è più la telefonata, la ritroveremo tra poco. No, questo è certamente un punto chiaro. A me preoccupava capire come si può trovare la soluzione, perché è altrettanto vero che ammettiamo che sia tutto giusto in una direzione, allora il servizio deve restare pubblico, il più possibile in controllo del pubblico, si crea poi un problema di dipendenti, certo, eccetera, cioè come a quel punto, cioè, lì come risolviamo la questione dall'altra infatti, parte? Cioè, il vero problema non è tanto pubblico contro privato, è buona gestione, gestione onesta contro gestione, se non proprio disonesta, però gestione, diciamo, orientata magari a sfruttare il bene comune per i propri vantaggi. Cioè, alla fine quello che fa la differenza è la classe dirigente che uno ci mette, che sia pubblica, che sia privata. Poi se la classe dirigente, anche quella pubblica, è buona, magari riesce a dare il servizio a un privato e a tenerlo sotto controllo, a multarlo se sgarra, a fare in modo che il servizio funzioni. Se invece la classe politica dà in mano queste aziende, poi, come succede regolarmente, aziende che private sono per finta, alcune non lo sono proprio, come Iran, che è uno dei candidati a comprare Amiet e TRM, che in realtà è posseduta dai, certo, comuni, dai comuni, però di fatto è gestita quasi come fosse un'azienda privata da una serie di manager del PD, per cui sostanzialmente diventa un'azienda politicizzata, e quindi alla fine la gestione è privata quando conviene e pubblica quando conviene, per cui di fatto dipende molto, secondo me, dalla classe dirigente. Certo. Telefonata, pronto? Non siamo fortunati. Non c'è più. Riproveremo. Poi c'è comunque il problema dell'inceneritore, che oltre a tutto questo c'è la questione che l'inceneritore è una roba che inquina, che è potenzialmente dannosa per la salute, e che darlo in mano a un privato, che quindi ha interesse a gestirlo non comunque per il bene comune ma per farci più soldi possibile, di nuovo è un grosso rischio, perché se questo comincia a non fare più tanto la manutenzione dell'impianto, a non cambiare i filtri quando si devono cambiare i filtri, insomma a risparmiare sulla gestione dell'impianto, poi il rischio che l'inquinamento e il danno per la salute aumenti, ci sono una serie di considerazioni piuttosto importanti. Ci sono vincoli che si possono, cioè i vincoli sarebbero quelli normali di legge, immagino, però ci sono vincoli ulteriori che si possono mettere al privato che acquisti? No, è chiaro che quello che dovrebbe fare il pubblico è controllare regolarmente cosa fa il privato, però poi c'è la storia piena negli ultimi anni di inceneritori in Italia che sono stati chiusi dalla magistratura, perché si è scoperto che i gestori, anche sia pubblici che privati spesso, non rispettavano assolutamente le regole, i protocolli di gestione ambientale, quindi insomma ci sono già numerosi casi di inceneritori chiusi perché si è visto che poi in pratica le regole ambientali non venivano rispettate, sì, per cui insomma la questione è se possiamo fidarci, però dato che questa, cioè, tra l'altro c'è poi anche una questione proprio di politica ambientale della città, nel senso che pur di vendere l'inceneritore adesso vogliono allungare la concessione e quindi garantire a chi compra l'inceneritore che per 30 anni noi porteremo lì i nostri rifiuti a bruciare, cosa che già è molto utopistica, perché a livello europeo 2 mesi fa il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che dice che entro il 2020 bisogna introdurre in tutti i paesi europei il divieto di incenerire qualsiasi tipo di rifiuto che sia compostabile o riciclabile.
che vuol dire praticamente tutto. Per cui in teoria entro qualche anno potremmo essere di fronte a un divieto di portare all'inceneritore la maggior parte dei rifiuti. Per cui insomma si sta praticamente con questa operazione per avere i soldi adesso, vincolando Torino ad avere per 30 anni una tecnologia inquinante, obsoleta, con il rischio che poi questa in realtà venga vietata o comunque debba chiudere per qualunque motivo, e quindi ci torni poi ancora il danno da pagare al privato che ovviamente compra con questa garanzia di 30 anni. Quindi se poi non ci sono i 30 anni paghiamo noi. Certo, sì, sicuramente certo. Si rivale sul tipo di contratto.